Ok, ragazzi, buonasera. Sembro un po' arancione, lo so, ne sono consapevole. Temo dipenda dalle luci mal posizionate, però non ho tempo, più che altro non ho voglia di provare a riposizionarle, quindi fa lo stesso, ragazzi, ok? Sappiate che no, non sono arancione. Setup più improvvisato del solito, perché fino a pochi istanti fa ero comodamente svaccato sul divano a guardare serie TV. D'altra parte, con questo freddo, con questo brutto tempo, sinceramente non ho voglia di fare altro. Quando ho fatto mente locale, mi sono reso conto che oggi è il 30 novembre. Domani sarà il 1º dicembre, ma dai, e avrò pochissimo tempo per i prossimi giorni, in particolare questo weekend, da dedicare a me stesso, di conseguenza anche a YouTube. Per cui mi sono detto, dai, dedichiamo ora che posso, ora che ne ho modo, quella mezz'oretta, no, per registrare almeno un paio di video per il canale, iniziando magari dal video sui preferiti, dato che novembre comunque è passato. Per quanto mi riguarda è volato. Però ecco, devo dire, non è stato un mese positivo, come non era stato nemmeno l'anno scorso. Ho avuto davvero tempo zero per me stesso, per intrattenermi, per riposarmi. Casa lavoro, lavoro casa, praticamente non ho fatto altro. Se non altro, a differenza dell'anno scorso, quest'anno non ho avuto i dolori lancinanti alla schiena, avuti invece l'anno scorso. Io ho dei problemi di schiena, in particolare una lombalgia cronica, possiamo dire, ok? E in determinati periodi dell'anno si riacutizza, per cui patisco maggiormente. Quest'estate mi ero anche dovuto mettere in malattia proprio per i problemi alla schiena. Avevo anche fatto qualche accenno in un qualche mio video sul canale, quindi forse se mi seguite già da quest'estate lo sapete. Quest'anno, cioè questo novembre è andata meglio, nel senso che non mi sono dovuto imbottire di betametasone come avevo fatto invece l'anno scorso. Ecco, nei preferiti del mese di novembre 2017 avrei potuto tranquillamente menzionare il betametasone. Ok, utilizzato come non ci fosse un domani, ma d'altra parte quando il dolore alla schiena supera un certo limite, ecco, bisogna ricorrere al cortisone, purtroppo, con tutti i suoi effetti collaterali, però ragazzi, il dolore lo toglie. Vabbè, eliminiamo immediatamente direi questo manto di tristezza e parliamo delle poche cose positive che mi sento di citare questo mese come preferiti. Perché avendo avuto comunque veramente, lo ripeto, pochissimo tempo, zero da dedicare a me stesso, non mi sono potuto intrattenere. Sono stato molto, molto apatico. In quel poco tempo che avevo comunque a disposizione, devo dire la verità, non ho neanche saputo come sfruttarlo. Cioè, mi sono trovato spesso in delle situazioni nelle quali ero a casa a fissare il muro, non avevo voglia di uscire, mi sono isolato ancora più del solito. Io già sono una persona di mio abbastanza solitaria, questo mese proprio sono sparito dal mondo, ok? Nessuno ha avuto mie notizie, ma nemmeno stando in casa avevo voglia di intraprendere quelle attività solitarie che tendenzialmente invece apprezzo molto, la lettura, il binging di serie TV. Proprio non lo so, apatico, sono stato molto molto apatico. Ora vediamo se con dicembre le cose andranno meglio. Comunque, ragazzi, iniziamo con questi preferiti che non sono molti. Iniziamo da una maglietta che ho acquistato da OVS. Non so come mai OVS avesse questa linea di abbigliamento. Deve aver fatto probabilmente un accordo con Netflix perché sono proprio ufficiali, no? Immagino abbiate già capito di cosa sto parlando. Sì, sto parlando della linea di abbigliamento dedicata a Stranger Things, della quale ho acquistato questa maglietta. Aspettate che... No, se non tengo il telefono in mano non posso vedere cosa fuoco e cosa non lo è, che cosa sto facendo, che cosa sto facendo, ok? Eccola qua, una maglietta manica corta, semplicissima, in cotone. Sapete che non ho ancora capito di che colore sia? Non ho capito se sia nera, grigio scuro oppure un blu talmente scuro da sembrare quasi nero. Opterai per quest'ultima possibilità, sinceramente. Comunque, molto semplice con la scritta logo Stranger Things in rosso, leggermente pelosino, tipo velluto, non lo so. Comunque, molto, molto carina. C'erano anche altre magliette, anche delle felpe, sempre a tema Stranger Things, con delle fantasie, delle scritte, dei loghi differenti. Purtroppo, della mia misura era rimasta soltanto più questa maglietta, per cui non ho potuto comprare altro. E vabbè, non ve la faccio vedere indossata perché...
fa veramente freddo, ragazzi. Già, nonostante il riscaldamento acceso a palla, io ho veramente freddo, quindi non ci penso nemmeno a restare a manica corta. Penso che ormai la utilizzerò l'anno prossimo. Certo, potrei utilizzarla anche ora mettendola sotto delle felpe, però è un peccato, no? Nascondere la scritta Stranger Things, quindi non lo so. Credo che la caccerò nell'armadio in modo che resti nuova per la prossima estate o per la prossima primavera. E restando in tema Netflix, passiamo a una serie televisiva che io non so come sia possibile, ragazzi, ma l'ho scoperta soltanto ieri sera e sono sconvolto perché, caspita, ero convinto di essere abbastanza sul pezzo per quanto riguarda le serie TV in onda. Non sono un fanatico, proprio un sfegatato delle serie TV, ok? Cioè non sono una di quelle persone che si rintanano in casa a guardare tutto e di più tutti i giorni. Vado un po' a fasi. Ho delle fasi in cui magari sono capace di bingiarmi una o due stagioni di diverse serie televisive in pochi giorni, poi però magari per diversi mesi non ne guardo. Quindi le serie televisive le apprezzo tantissimo. Non tutte, chiaramente, quelle di mio gusto, però non me la sento di ritenermi proprio un nerd in tal senso. Tuttavia, credevo di essere quantomeno consapevole di quelle che venissero mandate in onda. Invece non era così, ragazzi, perché l'estate scorsa, facendo un po' zapping sul catalogo Netflix, mi sono reso conto che da almeno 3 anni, perché siamo alla terza stagione, esiste una serie televisiva chiamata Dal tramonto all'alba, che è praticamente il rifacimento in formato serie televisiva, appunto, di un vecchio film di Tarantino, credo degli anni 90, che io adoravo, cioè adoro tuttora, proprio omonimo tra l'altro, Dal tramonto all'alba. C'era anche George Clooney in quel film. Vi racconto questo piccolo aneddoto. Io ero un ragazzino quando vidi per la prima volta quel film. Forse andavo ancora alle scuole medie, non ricordo. E ai tempi si usava ancora affittare le VHS, ok? Bene, una sera andai in pizzeria con mia madre, dopodiché decidemmo di passare dalla macchinetta, no? Ad affittarci una VHS da guardarci in serata. Ripeto, avevo circa 12 anni. Mia madre era particolarmente appassionata di thriller psicologici e quella sera ricordo che voleva affittare e vedere con me un thriller psicologico, che tra l'altro apprezzavo e apprezzo tuttora anch'io. Non so per quale motivo, ma questa macchinetta catalogava come thriller psicologico Dal tramonto all'alba. Se l'avete visto sapete che no. Non è affatto un thriller psicologico, ma è uno splatterone che però si rivela tale solo nella seconda metà del film. Nella prima metà, in pratica, vediamo questi due tizi, questi due criminali, questi fratelli Cohen, giusto? Cohen? Ho un dubbio. Vabbè, non ricordo. Che sono anche i protagonisti della serie televisiva, alle prese con, insomma, rapimenti, rapinano una banca, no? Poi prendono come ostaggio una famiglia particolarmente cattolica e la prima mezz'ora di film passa così. Poi questi tizi arrivano in un locale notturno dove cercano di occultarsi alle forze dell'ordine e in pratica finiscono in trappola in questo locale di vampiri, zombie vampiri, una cosa veramente delirante. Per cui a mia madre il film fece totalmente schifo perché non era assolutamente il suo genere, mentre invece per quanto mi riguarda, beh, se la prima metà fu un po' noiosetta, per quanto mi riguarda, nella seconda, wow, cioè, divenne immediatamente uno dei miei film preferiti. Ok, non sapevo che ne avessero fatto una serie televisiva. Ho cominciato a guardarla ieri sera, la stavo guardando anche fino a pochi istanti fa, la serie Dal tramonto all'alba che stavo bingiando. Ho visto solo i primi episodi per ora, mi pare 4 o 5, mi sta piacendo tantissimo, ragazzi. Cioè, se io penso che ora ho 3 stagioni da recuperare, wow, mi sento come un bambino, no? Al quale venga dato un pacco regalo natalizio, insomma, un regalo di compleanno da spacchettare, uguale, sto provando la stessa identica sensazione, ragazzi, è meraviglioso. Quindi in realtà sono contento di non essere sul pezzo per quanto riguarda le serie televisive quanto credessi, perché ora ho 3 stagioni di un telefilm che sembra molto figo, per ora mi è sembrato molto figo, da recuperare. Wow. Ho anche un'altra serie televisiva fra i preferiti della quale parlarvi, però prima voglio mostrarvi questa confezione super sciccosa che ho tenuto. Conteneva una tavoletta di cioccolato quando me l'hanno portata, però è inutile che ve lo dica, il cioccolato è stato mangiato tipo all'istante, ma la scatoletta l'ho tenuta perché è graziosissima e ve la mostro. E un attimo che mi guardo dal telefonino, ok, cercherò di fare una ripresa più ravvicinata, vediamo. Ho messa a fuoco manuale, quindi dovrei poter fare questa cosa. Ok, ora la state vedendo bene. Praticamente è una tavoletta di cioccolato fondente con dei cristalli di zucchero alla rosa. Ora, il cioccolato era effettivamente buonissimo, devo dire, buono, buono. Ma secondo me la confezione è ancora più bella. Cioè, ho dovuto tenerla, ragazzi, perché è meravigliosa. Me l'ha portata
Mia madre è abbastanza ricorrente in questo video sui preferiti di novembre, a quanto pare, perché è stata a... l'avete vista sufficientemente bene? È stata a Torino per un corso di aggiornamento. Anche lei, devo dire, si ammazza di corsi di aggiornamento, forse anche più di me. Aspettate, mettiamo a fuoco il mio faccione. E non so, si è fatta evidentemente anche un giro per negozi, per botteghe, non lo so. E ha trovato questo particolare cioccolato che ha pensato bene di portarmi perché conosce suo figlio, sa che sono goloso, per cui l'altra sera quando è venuta a cena da me mi ha portato un po' di regalini, di pensierini e in particolare c'era questo cioccolato fondente cristallizzato alla rosa, buonissimo. Non saprei dirvi... Ma non credo sia artigianale, cioè credo che nella grande distribuzione lo si trovi. Qui da me, sinceramente, nei supermercati non c'è. Magari bisogna andare in negozi con una selezione di prodotti un attimino più particolareggiata, ecco, per trovarlo. Comunque, nel caso in cui vi capiti di trovare questa linea di prodotti, che vediamo, si chiamano La Fabbrica di Cioccolato Leone dal 1857. Effettivamente vedo che lo producono proprio a Torino. C'è anche un sito internet, pastiglieleone.com. E per cui chi lo sa, da vedere, magari non distribuiscono al di fuori di Torino. Non lo so. Comunque, ragazzi, nel caso in cui abitate a Torino, molto buono. Ultimo preferito che mi sento di citare per questo mese è una serie televisiva della quale un po' vi ho già parlato in qualche video, ma soprattutto vi ho parlato abbondantemente del libro dal quale è stata tratta, ossia You, che è il nome sia del libro che della serie televisiva, You, un romanzo scritto da Caroline Kepnes, che avevo letto e recensito svariati anni fa. Finalmente quest'anno è uscita la serie TV, della quale al momento si parla poco, ma conto che questo fatto possa cambiare a breve, perché il 26 dicembre, periodo stranissimo, vabbè, arriverà su Netflix Italia e sono abbastanza convinto del fatto che questo la farà proprio esplodere, quindi aspettatevi video ovunque su YouTube a tal proposito, perché secondo me è una serie davvero ben realizzata e molto molto particolare. In pratica, esattamente come lo era il libro, trovo sia una sorta di simulazione del modus operandi di uno stalker. E quando dico stalker, lo intendo proprio nel vero senso della parola, ok? Uno di quelli pericolosi. Lo specifico perché ho la sensazione che il termine stalker negli ultimi anni sia entrato nel gergo e venga utilizzato spesso e volentieri con un'accezione quasi scherzosa, giocosa, un po' come anche il termine anoressico, anoressica, che spesso viene utilizzato per indicare una persona particolarmente magra, no? Che però non è malata. E spesso lo si utilizza non, quasi come insulto, non lo so, ha assunto un significato strano. Mi sembra che qualcosa di simile stia accadendo anche nei confronti del termine stalker. Quindi specifico che in questo caso si parla di uno stalker vero, ossia uno psicopatico decisamente pericoloso per gli altri, ok? Lui è il protagonista di questa serie televisiva, così come lo era del libro. Si chiama Joe, è un libraio che sembrerebbe anche piuttosto in gamba, gioviale, colto, di bell'aspetto tra l'altro, quindi una personcina desiderabile, diciamo, no? Avvicinabile, che però appunto è completamente fuori di testa. E nel momento in cui vede entrare nella propria libreria Beck, questa ragazza co-protagonista, si invaghisce di lei per motivazioni che tra l'altro non ci sono chiare, perché la sua mente è veramente molto molto contorta, e inizia a stalkerarla. Ora voi non potete immaginare che cosa non farà questo tizio per riuscire a conquistarla, per riuscire a frequentarla, per riuscire ad averla come figura fissa nella propria vita. Non ve lo dico perché sarebbero degli spoiler, comunque è allucinante. E mi è piaciuta molto questa serie, esattamente come mi era piaciuto molto il libro. Perché? Perché riesce a mantenere un equilibrio che di per sé sarebbe precario, sarebbe difficile da mantenere, da rendere in modo credibile. Intendo dire che la serie, pur essendo drammatica, dato l'argomento, riesce anche a essere buffa, ironica, senza però ironizzare con del cattivo gusto su quella che comunque è una tematica delicata, importante e anche di natura clinica, se vogliamo. Noi viviamo la narrazione dal punto di vista di Joe e di conseguenza abbiamo una percezione distorta dei fatti, perché vedremo come lui interpreti in modo romantico alcuni elementi, alcuni atteggiamenti che non sono romantici, sono inquietanti, cringe, assurdi, no? Per cui abbiamo questa percezione distorta, che
che ci viene resa in maniera perfetta. Al tempo stesso, però, i toni del telefilm, così come del libro, vengono alleggeriti da delle scelte registiche, da delle battute, a volte anche semplicemente da alcune inquadrature che ci mostrano e ci rendono consapevoli di alcuni aspetti patetici, tutto sommato, di questo personaggio. Però, ripeto, se può capitare in diverse occasioni di ridere, di sorridere di fronte a ciò che stiamo assistendo, anche se siamo consapevoli che in realtà dovremmo unicamente inquietarci, non si ha mai la sensazione che determinati aspetti estremamente delicati vengano ridicolizzati o banalizzati. Non so se mi sono spiegato. Sia il libro sia la serie sono estremamente rispettose delle svariate problematiche di natura psichiatrica che affliggono il protagonista, ma al tempo stesso i toni del telefilm vengono alleggeriti con delle scelte sagge che sono tali perché non banalizzano la tematica di fondo. Secondo me merita tantissimo, sia come serie televisiva a sé, sia come trasposizione di un libro, perché come trasposizione è veramente perfetta. Io il libro l'avevo letto svariati anni fa, quindi avevo dimenticato molti dettagli, non è che lo ricordassi benissimo, anzi. Questa serie televisiva me lo ha fatto ricordare. Direi che è fedelissima, non ho notato particolari differenze, ha diluito perfettamente in 10 episodi quella che è la storia del libro, i personaggi anche sono stati resi molto bene, quindi anche come trasposizione è davvero ottima. So che comunque era stata coinvolta l'autrice del romanzo. Gli attori sono azzeccatissimi, in particolare, non so il nome, lui, che interpreta Joe, davvero, davvero bravo, molto credibile nella parte. E piccola curiosità, c'è Shay Mitchell, una delle ex Pretty Little Liars, ok? Quella bella, per capirci. E no, ragazzi, allora, questo è un argomento okay, pericoloso, però torniamo a parlarne. Io l'ho sempre detto, fra le Pretty Little Liars, secondo me soltanto una era veramente, veramente bella. Shay Mitchell, che interpretava, non mi ricordo il nome del suo personaggio, comunque interpreta la migliore amica della coprotagonista in questa serie televisiva. E questo è quanto per i preferiti del mese di novembre, ragazzi. Ora vi saluto e girerò immediatamente un altro video perché mi è arrivato un pacco molto molto importante da aprire. Ho aspettato di essere davanti alla fotocamera per farlo, anche perché mi è arrivato comunque poche ore fa. E vabbè, non vi dico nulla, credo comunque che caricherò prima questo video, ma chi lo sa, vi mando un saluto e al prossimo video, ragazzi. Ciao!